Ciao, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo vita in Germania che sorride un po' agli appunti di viaggio. Come sapete, avete visto fino ad adesso la fine della mia avventura in Germania che risale ormai a 2 mesi fa. E volevo portarvi quindi un contenuto un pochino più particolare che riguarda le cose della Germania che mi sono mancate da quando appunto mi sono ritrasferita in Italia. Ovviamente non mi è mancato il meteo perché, come sapete, se appunto avete visto almeno le mie prime giornate, no, ho avuto del tempo pessimo, veramente, ma ci sono ben 4 cose su tutte che mi sono mancate. Come sapete, io ero andata in Germania principalmente per chiudere definitivamente il conto corrente che avevo ancora lassù e la prima cosa che mi è mancata della Germania è appunto la burocrazia. Sempre tutto molto veloce e facile. Per quanto riguarda la chiusura del conto, a me è bastato mettere una semplice firma, riconsegnare la carta, appunto il bancomat che avevo, e mi hanno dato una parte dei miei soldi senza fare problemi in cash, mentre l'altra l'hanno girata in automatico su quello che è il mio conto corrente italiano. Peraltro super veloci, io il venerdì ho fatto appunto questa operazione e il lunedì, quindi il giorno lavorativo successivo, avevo già i soldi sul mio conto italiano. Questa cosa della burocrazia vale per tutto. Mi è bastata una firma, neanche mia peraltro, per appunto il cambio di residenza, qualche firma per aprire il conto e per averlo appunto con condizioni anche super vantaggiose, eccetera, quindi assolutamente la burocrazia è top in Germania. Seconda cosa che mi è mancata è il rispetto degli orari di silenzio. Io arrivavo dal caldo afoso italiano in cui ovviamente il giardiniere dei vicini arrivava alle 7 del mattino a tagliare l'erba e neanche con delle attrezzature particolarmente silenziose, per cui godermi assolutamente il relax e il totale silenzio la mattina, tutta la sera, ma anche e soprattutto la domenica, è stato veramente il top perché c'è un forte rispetto, ve lo dicevo anche in altri video, di quelli che sono gli orari di calma. Quindi non si possono fare rumori durante la notte, ma anche al mattino presto e il weekend, in particolare la domenica. Passando al comparto cibo, la cosa che mi era mancata di più della Germania erano le panetterie, quindi il pane tedesco. Nulla da togliere a quello che è il pane italiano, che comunque è buono per carità, però in Germania avete una varietà di scelte veramente allucinante. Ce le avete di tutte le forme, di tutti i tipi, con qualsiasi tipo di farina, con semi, senza semi, eccetera. Quindi dolci, salati. Veramente una cosa allucinante, praticamente. Non sapete, quando entrate in una panetteria, per piccola che sia, non sapete cosa scegliere. Peraltro in Germania, in molte bäckerei, c'è questo dualismo panetteria e anche caffè per fare la colazione, dove appunto potete ordinare dei menù per la colazione veramente super ricchi, perché colazione generalmente salata, come vuole la tradizione tedesca, però. E quarta e ultima cosa, ma non meno importante assolutamente, che mi è mancata sempre parlando di cibo, in realtà sono due, però vabbè, le uniamo, e di cui ho fatto scorta al supermercato, sono le uniche 2 cose che io in Italia non trovo assolutamente. E la prima che vi mostro è quella forse più assurda, perché è un prodotto della Ferrero. E io mi chiedo perché non c'è in Italia, visto che per me e per i tedeschi è sostanzialmente una droga, ovvero i Giotto. Li vedete anche in questa immagine qui, non so se adesso coprendomi, li vedete anche in questa immagine qui, non so se li avete visti, ma nel caso vi lascio un'immagine un pochino più esplicativa qui. Sono sostanzialmente dei Ferrero Rocher più piccoli, e senza la copertura di cioccolato all'esterno. Io non so perché non vengono commercializzati in Italia. Se li avete visti per caso, fatemelo sapere, perché veramente io sono una drogata sostanzialmente, non riesco a farne a meno. Più o meno come i Tim Tam australiani, che anche qui sono letteralmente introvabili. E se li conoscete, lasciate un bel pollice in su a questo video.
In realtà c'è un'altra cosa della Ferrero che non si trova in Italia e sarebbero le yogurette, delle quali sono un pochino meno drogata in realtà, e se proprio le voglio riesco a trovarle di qualche sottomarca in supermercati che sono in Italia ma di origine tedesca, tipo l'Aldi. Non sono particolarmente fedeli, però ci sta. Altra cosa che mi manca in Italia tremendamente poi è un'altra mia droga sostanzialmente, ovvero il currywurst. So che si può fare anche da soli, però la qualità di queste bustine già pronte sostanzialmente è allucinante. È buonissimo ed è anche vegano se non ci mettete però i würstel insieme in realtà, però la bustina in sé per sé è vegana. Anche qui le bustine ovviamente in Italia non vanno particolarmente di moda, però non si trova in nessun modo, mentre tutti gli altri piatti tipici che piacciono a me tedeschi, tipo gli spätzle, knödel, quindi canederli, Fleischkäse, Schupfnudeln, eccetera, riesco più o meno a trovarli ogni tanto appunto nei supermercati, in particolare alla Lidl, che purtroppo non mi sponsorizza quando fa la settimana tedesca sostanzialmente. Ragazzi, spero che il video vi abbia intrattenuto almeno un pochino, per cui lasciatemi un bel like se è così e se anche voi siete in Germania e soffrite la mancanza di qualcosa quando tornate in Italia, appunto qualcosa di tedesco, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Sempre qui sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. E se volete rimanere aggiornati sui prossimi video, ricordate di iscrivervi e di attivare anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Detto questo, io vi saluto e come al solito vi dico, have a nice life!